Bonjour mia family, bonjour, sono ancora a letto. Quando inizio i vlog dal lettone è perché sono decisamente, decisamente pigra e non ho voglia di alzarmi e quindi dico ok, la prima scena del vlog la faccio direttamente ancora comoda, comoda nel letto al calduccio, anche perché al calduccio, perché qui ragazzi è praticamente arrivato l'autunno, cioè non mi aspettavo che arrivasse, ma qui arriva sempre un po' prima rispetto all'Italia. Se da noi, tipo a Trieste, di solito inizia a fare un pochino più freschetto a metà settembre, più o meno, poi dipende ovviamente, però più o meno qui in realtà già inizio settembre, primi di settembre già inizia l'autunno, iniziano a cadere le foglie, eccetera. Quindi devo dire però che non mi dispiace affatto, appunto perché mi piace l'autunno. Poi vabbè, a novembre è il mio compleanno, però in generale è una stagione che mi piace, non fa né troppo caldo né troppo freddo e il panorama è bellissimo, appunto perché ci sono tutte le foglie di quei colori meravigliosi. E quindi sì, insomma, sono contenta anche se mi dispiace, se, cioè non lo so, anche voi a fine estate avete questa sensazione di, non voglio dire tristezza, perché non è tristezza, è tipo malinconia, no? Perché finisce l'estate che comunque è una stagione meravigliosa e non si può dire di no, l'estate è bellissima. E quindi anche se ti piace l'autunno, in realtà quando finisce l'estate c'è un po' di malinconia, no? Quel bittersweet, quella sensazione un po' malinconica. Che comunque non ti dispiace che inizi l'autunno, però sei triste che finisca l'estate. In particolare, quando studiavo, mi ricordo perché ovviamente dovevo tornare a scuola, anche se all'università non era male, perché si iniziava sempre ad ottobre. E quindi avevo sempre anche tutto il mese di settembre per godermi l'estate. L'università era il massimo per quanto riguarda questo, invece la scuola iniziava sempre a settembre. Mi avete detto però che la situazione non è per niente chiara per quanto riguarda lezioni, esami, sia per le scuole che poi per l'università. Alcuni mi hanno detto che sono in smart working, altri non hanno la più pallida idea di come sarà, quindi non lo so, è un po' una confusione perché vi avevo chiesto nell'altro vlog com'è appunto situazione scuola, eccetera, e ho visto un sacco di risposte confusionarie perché evidentemente non sapete neanche voi quale sarà il vostro destino, che non deve essere tanto piacevole ad inizio settembre non sapere bene come funzionerà, ma mi sa che le scuole le riaprono quasi tutte, vero? O almeno, boh, non lo so. Quello che mi hanno detto è che le scuole dovrebbero riaprire, però non ho capito se in tutta Italia oppure se appunto la situazione è un po' confusionaria e non si sa bene di città in città. Oggi, ragazzi, altra novità, oggi torno in Italia. Ho diverse cose da fare perché non sono ancora tornata a Trieste da quando mi sono trasferita in Olanda perché, appunto, come sapete, sono stata in Sicilia, ma non sono stata a Trieste, quindi ci sono delle cosine che ancora devo fare, quindi sarò la prossima settimana, cioè questa settimana, che voi siete nel futuro, quindi vedrete il mio video domani, che sarà appunto già lunedì, quindi la settimana nuova, e questa settimana sarò tutta la settimana appunto a Trieste per qualche giorno, poi a Milano e poi praticamente volerò Venezia, Amsterdam, Venezia, poi andrò a Milano con il treno e poi risalirò. Ho prenotato un volo direttamente da Milano poi ad Amsterdam senza dover ritornare a Trieste. Anche perché, ragazzi, le connessioni con Trieste sono, cioè, non so che cosa stia succedendo, ma Trieste è stata completamente tagliata fuori perché non ci sono più treni diretti, almeno fino a qualche giorno fa ho controllato, e non c'erano più treni diretti per Milano, ma non solo, non ci sono più treni diretti per Milano, le frecce non arrivano più a Trieste, non mi è chiaro come mai, cioè arrivano tutte fino a Mestre e a Trieste non ne arriva nessuna, quindi avrò serie difficoltà per fare la tratta Trieste-Milano, cioè è più semplice arrivare a Milano in aereo da Amsterdam piuttosto che in treno da Trieste, che è assurdo. E non solo, volevo prendere il volo perché c'è anche il diretto con Alitalia Trieste-Milano e l'hanno cancellato, non esiste più. Quindi ufficialmente, adesso ditemi se sbaglio, ma fino a qualche giorno fa era così, ufficialmente non ci sono né treni né aerei diretti da Trieste per Milano, il che
è una cosa allucinante, cioè non è concepibile. Ovviamente in questo periodo tutto è stato scombussolato, quindi è anche comprensibile fino a un certo punto, però, perché io come faccio ad andare a Milano? Io e altre tutte le persone che devono andare a Milano per lavoro e non, come si fa da Trieste? E quindi dovrò, penso, farmi accompagnare da qualcuno fino a Venezia Mestre, poi da lì prenderò il treno, perché appunto le frecce arrivano fino a Venezia Mestre. Ma a parte questo mio piccolo rant, queste mie lamentele mattutine, per contro, no, perché ieri stavo organizzando un po' il viaggio, no? E quindi mi sono resa conto che in realtà gli spostamenti sono molto più difficoltosi da Trieste. Da Venezia no, non ho capito bene perché, e quindi volevo lamentarmi con voi di questo, ok? Quindi non ho ben capito come arriverò a Milano, ma in qualche modo ci arriverò. Mi fa ridere perché qui sono già con le felpe, maglioncini, eccetera. Invece in Italia, a Trieste, mi hanno detto tutti che ci sono 30 gradi, al massimo la sera ti metti la giacchetta jeans, quindi ho portato un sacco di roba estiva, sto portando solo roba estiva praticamente, vestitini estivi, sandali, eccetera, che qui ormai non si possono proprio più usare, non si possono veramente più usare. E sono stata brava ieri perché ho finito la valigia e quindi ho già tutto quanto pronto per la partenza, che ovviamente è stasera, altrimenti non sarei qui a cincischiarmi tranquilla a letto se stessi per perdere l'aereo. Ma stavo in realtà, non sapevo se prendere il volo per Ljubljana, che è la capitale slovena, che è a tre quarti d'ora da Trieste, oppure se prendere il volo per Venezia, che è invece a un'ora e mezza da Trieste. Alla fine mi sono decisa per il volo verso Venezia, perché il volo per Ljubljana, la capitale slovena, era tipo alle 6 di mattina, quindi sarei dovuta essere in aeroporto alle 4, sarei dovuta partire alle 3 di notte, cioè una roba assurda. E poi, per fortuna che ho prenotato questo volo per Venezia e non l'altro, perché hanno annullato tutti i voli da Amsterdam per la Slovenia. Non ho capito come mai, ma sì, sono stati tutti annullati, quindi sono molto fortunata perché ho rischiato veramente. E di solito mi piace, cioè di solito preferisco volare verso la Slovenia piuttosto che verso Venezia, perché appunto è molto più vicina a Trieste, quindi in 45 minuti sono a casa. Invece Venezia è un pochino più lontana, ci sono molti lavori lungo la strada e quindi è un pochino più difficoltoso il viaggio, ma sono stata fortunata, mi è andata bene. E poi ho la navetta appunto dall'aeroporto di Venezia a Trieste, navette che non sono più attive, tra l'altro, perché io ho sempre preso le navette, quelle condivise con altri passeggeri, ma adesso non esisteva più e ho dovuto prendere un transfer privato, quindi sono molto molto comoda perché arrivata in aeroporto a Venezia ho l'autista privato che mi porta fino a casa mia a Trieste, che tra l'altro dopo quasi 3 mesi finalmente rivedrò casa mia a Trieste, ragazzi, che è la mia casetta, e ci sono molto affezionata, quindi sarà molto bello oggi, stasera, stanotte, rivederla, perché poi atterro tipo a mezzanotte, una roba del genere, 10 minuti prima della mezzanotte. Quindi non mi piace solitamente, non mi piace volare al buio perché non vedo fuori, e in più ho questa strana malsana idea delle mie paure che non hanno un senso, ma lo sapete che volare non è esattamente la mia cosa preferita al mondo, anzi, e quindi ho anche sempre paura che, essendoci ovviamente, non essendoci buona visibilità come di giorno, quando è buio ho sempre paura che succeda qualcosa, non lo so. Poi sentite quanto posso essere scema, ma quanto veramente io posso essere scema, cioè cosa mi sono messa a fare ieri sera? Mi sono messa a guardare le simulazioni di incidenti aerei su YouTube, cioè, ma vi rendete conto? Io devo volare l'indomani e cosa mi metto a guardare? Flight Crash Simulator, e c'è un canale, Flight Channel, una roba del genere, che ti fa vedere tutti gli incidenti aerei, da quando l'aereo parte, tutte le simulazioni al computer con gli orari, e ci sono anche le registrazioni dei piloti con la torre di controllo. E io mi sono messa, ma non solo, ho addirittura visto il video del volo Malaysian, era un volo del 2014, un volo che è partito
da Schiphol, dall'aeroporto di Amsterdam, dove devo partire io, e non è mai atterrato perché non si sa cosa sia successo, e praticamente l'aereo è stato poi ritrovato a pezzettini, non so, ah no no no, no, quello era l'altro, sempre Malaysian, quello invece, perché ieri me li sono visti tutti e due, quello invece che è partito da Amsterdam era quello che è passato sopra l'Ucraina, mi sta venendo il dubbio, è sopra l'Ucraina, ok, ed è stato praticamente buttato giù da un missile che non si è ben capito chi l'avesse mandato, però praticamente questo aereo è finito così, stava andando in Malesia, a Kuala Lumpur, ed è stato appunto tirato giù da questo missile in Ucraina, cioè passando sopra l'Ucraina, ok? E quindi, che ancora non so se si dice Ucraina o Ucraina, ma ho una specie di vuoto mentale totale riguardo questo, ok? Scrivetelo nei commenti, cioè parlo diverse lingue e in una è uno, nell'altra è un altro e non ho idea di cosa sia in italiano e cosa in sloveno, comunque. Io mi sono vista tutta questa cosa, e mentre mi guardavo sta cosa pensavo, ma Nicole, ma perché? Disse, però era troppo interessante, non riuscivo a distogliere lo sguardo da questo video, che era veramente avvincente, e poi ovviamente me la sono fatta sotto, perché dico, cavolo, cioè cavolo, quell'aereo è andato, cioè è stato tirato giù da un missile, ok? Tutte 300, tipo le persone a bordo, più ovviamente tutta la crew, i piloti eccetera, sono tutti morti, e sono partiti dall'aeroporto da cui partirò io. Benissimo Nicole, benissimo. Quindi forse non è stata la cosa più intelligente al mondo andarmi a vedere questi video, me ne rendo conto, ma sono molto tranquilla ormai, sono abituatissima a viaggiare da sola in aereo, e anzi devo dire che non mi dispiace, perché non mi metterei mai a, cioè è la cosa più comoda ragazzi, c'è poco da fare, ho paura, no, tra l'altro vi devo raccontare, mi è successo che non stavo filmando un vlog, quindi voi non ne siete al corrente. Quando l'ultimo volo che ho fatto, che era a Roma Amsterdam, perché dalla Sicilia ho fatto Palermo Roma e poi un altro volo Roma Amsterdam, ragazzi, il secondo volo è stato terribile, con delle turbolenze così forti che ad un certo punto, vabbè, io a parte che ero sulla soglia di piangere, perché quando l'aereo trema fortissimo ci sono turbolenze molto forti, io inizio a piangere, perché penso che l'aereo stia precipitando, lo so, cioè lo so, è da cretini, ma questo è quello che io ho nella mente in quei momenti, e non è facile, purtroppo mi sono resa conto negli anni che è così e non ci posso fare niente se non autocalmarmi, ma quel giorno, ragazzi, già ci ha avvisati il pilota prima di decollare, dicendo che c'erano delle turbolenze sopra le Alpi, ma quelle ci sono sempre, e poi anche nei dintorni dell'Olanda per i tanti temporali, e io lì, oddio, non può essere, quando dice così prima di decollare, io sono lì che penso, ok, io esco e prendo il volo dopo, cioè vi giuro, prendo un volo domani, non voglio decollare, poi ovviamente non lo faccio, perché un po' di minimo di decenza rispetto verso gli altri, che non mi metto a gridare, voglio uscire, e quindi così è stato, le turbolenze erano fortissime, non sono durate tanto, ma erano molto forti, di quelle che se ci sono cose sui tavolini crolla tutto. E poi la cosa che mi ha più colpito, che non mi era mai capitato, una ragazza era in bagno, poverina, durante queste turbolenze fortissime, quindi ha cercato di uscire, ma stava per cadere, non riusciva a camminare, perché ragazzi, quando l'aereo si agita in quel modo, non riesce a camminare. E le assistenti di volo si sono messe a gridarle, siediti per terra, siediti per terra! E questa ragazza cercava di camminare, loro, no, siediti per terra, alla fine si è seduta sul pavimento, praticamente nel corridoio, un pochino più avanti del bagno, perché era riuscita a fare tipo tre passi, poverina, e stava seduta lì a terra, cioè, follia, era talmente pericoloso camminare fino al suo posto che gli assistenti di volo l'hanno fatta sedere a terra. Probabilmente per voi è una cavolata e nessuno si spaventerebbe, ma per me è stato terribile, tant'è che mi sono girata verso le assistenti di volo e gli ho detto, ma
Questa, cioè, io ripensarci, che figure. E io, ma sono solo normali turbolenze? Io tipo in cerca di rassicurazioni. E loro, sì, non ti preoccupare, sono temporali estivi, stai tranquilla, è normale. Io, ok. Loro tranquille lì a chiacchierare della loro giornata, io che pensavo, moriremo. Cioè, rendiamoci conto. Quindi, e siccome non mi bastava, manco una settimana dopo voliamo di nuovo, yeah! Ma almeno oggi ho un volo, non due, che è già molto più fattibile. E quindi sì, però sono contenta di tornare in Italia, rivedrò mia mamma, mio papà no, perché è via in vacanza, ma rivedrò mia mamma, quindi sono molto contenta. E vabbè, tutti i miei amici, rivedrò Valentina, Giulia, Elia. Sono, non riuscirò, cioè vorrei, quando è sempre così, quando ritorno in Italia, vorrei stare con tutte le persone che sono lì, però ho sempre poco tempo e quindi devo cercare di incastrare tutto e tutti, quindi sono già riuscita ad incastrare, a fare diversi programmi. E altre cosine che farò, allora sarà o l'appuntamento per l'Invisalign a Milano, per una delle cose per cui vado a Milano è questa. E poi farò i colpi di sole e li farò da Goran. Sono contenta di poter tornare giù e rifare sempre il colore ai capelli da loro. E questa volta toglierò l'extension e penso di accorciare un po' i capelli per rinforzarli un pochino, perché ho visto che si sono un pochino indeboliti da quando ho messo l'extension. E io non penso che sia per come sono attaccate alla base, non è per quello, è per come io spazzolo i capelli, mi sono resa conto che li spazzolo con molta, cioè con troppa energia e si spezzano tanto. E io andavo tranquilla perché dico, boh, tanto spazzolo l'extension, invece no, ci sono anche i miei capelli e li ho rovinati parecchio, quindi voglio stare per un po' senza extension, ma vorrei chiedervi, visto che ho qualche giorno, che cosa mi consigliate di fare ai capelli? Qualsiasi cosa, ok? Datemi dei consigli perché vorrei fare qualcosina ai capelli o colore, ma non lo so. Scrivetemi nei commenti che cosa mi consigliate, perché stavolta veramente tolgo l'extension e posso fare di tutto e di più. L'unica cosa che non farò mai è farli scuri. Non farò mai i capelli castani, mori, mai, questo mai. Però datemi consigli. Io ho sempre il pallino di farli rosa o turchese, ho un colore pazzo, ho le punte rosa. Ho visto Demi Lovato che ha una pettinatura, vabbè, la sua è cortissima, però ha le punte rosse e le sta molto molto bene. Demi Lovato, mi sa di sì. Quindi consigliatemi perché appunto devo andare dal parrucchiere e assolutamente devo correggere la ricrescita, proprio assolutamente. Ma adesso sono sporchi, si vede anche di più, però c'è anche la ricrescita. E poi vado, altre cosine che devo fare, vado a fare il filler al labbro. Ah, stavolta penso di fare il Botox, una decisione, ok? Ancora devo prenderla del tutto, ma sto pensando e voglio sapere da voi se volete un video dedicato con la spiegazione di cos'è, perché tutti fanno confusione, pensano che sia una cosa che ti riempie il viso, invece non è assolutamente così. E vorrei però magari farvi il video mentre, cioè, oltre al video sulle spiegazioni cos'è e tutto, voglio anche farvi magari il video quando vado a farlo, se decido di andarlo a fare, e scrivetemi nei commenti anche questo se volete il video dedicato oppure no, un po' come vi avevo fatto quando avevo fatto il filler per la prima volta, quindi il filler al labbro superiore lo rifaccio sicuro. E poi altra cosa che vado a fare a Trieste è, non so se avete notato, ma ho una pallina qui accanto all'occhio, si chiama grano di miglio e ne ho un'altra qua sotto piccolina, e devo assolutamente, ho appuntamento dall'oculista a Trieste e vado a toglierle, quindi sono un po' preoccupata, ma già ne avevo tolto uno, quindi e mi hanno detto che è a causa, questi si formano a causa della cattiva, dei prodotti che si applicano sull'occhio, quindi devo stare molto attenta a non applicare creme grasse all'interno dell'occhio e poi a sciacquare sempre molto bene gli occhi, perché ho notato che tendo, non volendo sfregare questa zona, dopo che ho tolto il trucco, non vado mai a passare con il detergente sopra la zona degli occhi, e questo penso che crei del build up, del cumulo di prodotti che poi appunto mi
fanno sì che si formino questi grani di miglio e non vedo l'ora di toglierlo. Quindi diverse cosine da fare in Italia. Penso che uno voglio farvi assolutamente, perché mi avete chiesto in tantissimi, sì, mi alzerò da questo letto prima o poi. Uno voglio fare assolutamente un mukbang con tutte le schifezze che mangio in Italia e che qui mi mancano, quindi voglio fare assolutamente un mukbang. E poi altra cosa che mi sono prefissata di fare è di fare questo vlog super lungo, perché gli ultimi vlog erano 20-25 minuti e sono decisamente troppo corti. Io lo so, ragazzi, adesso, oggi, cascasse il mondo, non l'aereo, speriamo, ma cascasse il mondo, ragazzi, questo vlog sarà di almeno, io spero che sia poi così, perché non so mai poi se escono così, ma questo vlog deve essere di almeno 45 minuti, ok? Almeno 45 minuti. Quindi poi non vi lamentate, non voglio sentire nessun commento che mi dice sai, è troppo lungo, cosa fai video di un'ora, cosa è sta roba, pensi davvero che li guardi? Ragazzi, poi non voglio sentire lamenti, ok? Ve la siete cercata e adesso avete un vlog super lungo, quindi... l'unica cosa che mi mancherà, sarà bello stare in Italia nel mio appartamento per qualche giorno, non tantissimo, per qualche giorno, ma mi mancheranno tantissimo i gattoni. La casa di Trieste senza i gattoni penso che sarà la cosa più triste al mondo, per fortuna solo per qualche giorno, e poi invece appunto a Milano sarò solo una notte. E ragazzi, mi sa che è arrivata l'ora, devo alzarmi. Sono stata brava a fare la valigia ieri, vi faccio vedere, ho già tutto pronto lì. Sono stata brava a preparare tutto quanto. Questo pensiero è tolto. L'unica cosa che devo fare è stirare ancora un paio di cosine, ma per il resto sono pronta. Mi fanno troppo morire i messaggi di mia mamma che mi chiama Stropola. Da quando sono piccola non ha mai smesso di farlo e lo fa anche in pubblico. 3 mesi che ti vedo solo in video, domani regalo bellissimo per mamma. Domani mattina ti lascio fuori dalla porta i frutti di bosco per il frullato. Scrivimi se hai bisogno di altro, Stropola, bacini, mamma. E tutti i gatti, i cuoricini. Mia mamma è troppo forte. Questo è il tempo ad Alkmaar, adesso 18 gradi ragazzi, 18 gradi. Trieste 28 gradi, decisamente più caldo, quindi ho fatto bene a portare tutto roba estiva, sto controllando il meteo. Quando devo prendere un aereo, la prima cosa che faccio quando mi sveglio è controllare lo stato del volo e se è tutto nella norma e non ci sono ritardi. E per adesso è assolutamente in orario, vediamo, sì, per adesso è decisamente in orario, partenza 21.55, decollo 21.55, atterraggio 23.50 a Venezia. Eccolo qui, il disastro più totale della mia valigia, e devo tra l'altro, devo assolutamente comprare una valigia nuova, e che questa è fantastica perché è talmente rovinata, brutta, si... praticamente si sta spezzando letteralmente, no, devo veramente comprare una nuova, però fino adesso mi è andata benissimo perché, cioè, chi direbbe che magari potenzialmente potrebbe esserci qualcosa di valore in questa schifezza che appunto perde pezzi? Nessuno ovviamente, quindi, ma in realtà non ci metto mai roba di valore, però non lo so, mi piace l'idea di avere una valigia schifosissima e così nessuno... pensa di aprirla come già mi è successo in passato. Comunque ho lanciato dentro roba, jeans che comunque devo stirare, gonne lunghe, trucchi, non so se truccarmi prima di partire, ma in volo non mi piace mai quando volo essere truccata, voglio sempre far respirare la pelle, caricabatterie del cellulare, per fortuna mi sono ricordata di mettere in valigia anche questo phone da viaggio, perché a casa non ho il phone e sarebbe stato un disastro. E poi appunto t-shirt, altre gonne, pigiami, questo è quello che ho preso. Questa invece è la valigia che porto con me, non ho preso la monogram Louis Vuitton, non so perché, ma quando viaggio da sola ho sempre paura a prendere la valigia Louis Vuitton. E questa sarà la borsa che porterò con me, la mia Chanelina in patent leather, in appunto pelle lucida, nera con hardware dorato, quanto la adoro. E all'interno c'è un'altra borsa, non è una Chanel ma una Louis Vuitton. Poi qui ci sono i miei sandali, qui ci sono appunto in questa borsa che porto con me sull'aereo, ci sono le cosine di valore, quindi ci sono i sandali, se riesco vi faccio vedere. Eccoli qua, ci sono i miei sandali Valentino con le borchiette, ho preso sia quelli neri
che quelli rosa nude e voglio prenderli anche in marrone. Consigliatemi, perché ci sto pensando da un po', ma forse a questo punto vale la pena aspettare l'anno prossimo. Altra cosa, ho trovato una delle mie due cinture Gucci perse, quella nera non la trovo, ma ho trovato quella marrone e quindi porto con me questa. E poi qui ho messo anche un paio di orecchini, gli ultimi che ho preso da Chanel. Appunto, queste cosine le tengo sotto controllo con me sull'aereo. E poi altra cosina che ci sarà in questa valigia sarà il computer, che però sto devo ancora usare per un paio di cosine di lavoro e poi all'ultimo momento lo metteremo in valigia. Quindi questo è quanto. Ho già preparato anche il beauty case, vi faccio vedere, è un po' un casino. Comunque questo è il mio kit dental kit, che è quello che ti regalano in business sui, questo è dire, è di Emirates, però super comodo perché c'è uno spazzolino e una piccola confezione di dentifricio come questo. Sono molto molto utili da avere in viaggio, così non bisogna portarsi dietro tutto il dentifricio, quello grande. Poi solite cose, dischetti di cotone, lo spazzolino per pettinare le sopracciglia, il mio immancabile Olaplex numero 6 per i capelli, la saponetta per pulire la Beauty Blender, un sacco di mascherine nuove, doccia schiuma perché non ho niente a casa mia in Italia, balsamo e shampoo, questi sono quelli Mermaid & Me, adoro, e poi sono perfetti come travel size. In realtà volevo prendere la maschera, ma ce n'è pochissima ormai, mettiamo anche questa. E poi un sapone, perché non so nemmeno se ho sapone a casa, e struccante, le cosine proprio basic, basic ragazzi, ragazzi come cavolo parlo. Poi ho la crema, questa è la crema per il viso, Tangle Teaser, insomma la spazzola. E questo è quanto praticamente, pinzette ci sono là sotto, eccetera. Devo necessariamente cambiare beauty case. Questi sono tutti residui di smalto che si è aperto. Pensavo di prendere quello Louis Vuitton, che è stesso bauletto, stessa grandezza però di Louis Vuitton. Vedremo, lo vedrete nei prossimi video, mi sa. Comunque sì, anche il beauty case è preparato. Di solito non sono mai così brava, ma questa volta ho preparato tutto in anticipo. Ah sì ragazzi, novità che vi devo far vedere, niente di interessante, ma io vi devo aggiornare su tutte le cose per quanto riguarda la mia casetta, ok? Ho tolto quelle pattumiere orribili, quella grande e quell'altra piccolina, perché non riuscivo più a sopportarle veramente sotto la mia vista, erano veramente brutte, e le ho messe all'interno dello sgabuzzino, ok? Per adesso sono lì. Gatti! E buongiorno! E sei tutto rimbambito, non sei neanche venuto a salutarmi, amore mio. Sì, benissimo. Sì, mi dai bacini, la mia nuvoletta. Mi dai bacini, la mia nuvoletta soffice. Sei tutto soffice e morbido. E morbido, amore mio. Dove vai? Dove vai adesso? Dove vai? Cosa fa la gatta? Gatta? La gatta fa la nanna. Oh, gatta stellina. Buongiorno. Ciao gatta stellina, ciao gatta stellina, buongiorno stellina mia. No, fa la nanna gatta stellina, lasciamolo far la nanna. E tu? E tu cosa vuoi? E tu cosa vuoi? Vuoi uscire in giardino? Vuoi uscire in giardino? Sì, lo so, lo so. Adesso facciamo il giretto, adesso, adesso. Sì. Ma quanto chiacchieri. Ah, e tra l'altro volete saperla un'altra cosa che è veramente da morire da ridere? Beh, questi tulipani me li ha portati Andrea ed erano tutti avvolti nel nylon con la bustina di zucchero, ok? Sì, gatto Denver, adesso usciamo un attimo, faccio colazione anch'io. E praticamente io li ho messi nel vaso, nell'acqua, eccetera, ed è un mese che gli sto cambiando l'acqua e dico, ma come fanno ad essere sempre così perfetti? Cioè, è impossibile. Praticamente poi mi sono resa conto che sono finti. Sono di plastica, ma il bello è che manco Andrea lo sapeva, cioè io sono talmente, vi giuro, sembrano veri, sono talmente ben fatti e invece sono finti. Quindi io sto cambiando da un mese l'acqua
ha dei tulipani finti, rendiamoci conto. Però sono talmente belli e sembrano talmente belli che l'acqua adesso gliela lascio, ok? Quindi stanno anche abbastanza bene qua. Colazioncina di oggi sarà la mia tipica colazione con yogurt greco 0% di grassi, un po' di mirtilli e poi ci aggiungeremo come al solito un po' di muesli ed un po' di miele, lo so. Le mie colazioni sono sempre simili, però queste sono le mie colazioni preferite. Poi devo finire questi mirtilli perché sicuramente andranno a male mentre sarò via. Lavato i mirtilli e adesso ci aggiungiamo il nostro muesli, che è sempre questo naturale e tostato, muesli tostato e naturale, sto traducendo dall'olandese. E aggiungiamoci un bel po' di muesli, che a me piace tanto tanto tanto, rende il tutto super crunchy, voilà. E come sempre per finire aggiungo un po' di miele, questo è miele d'acacia e visto che c'è scritto in italiano ovviamente l'ho portato dall'Italia. Anche se non è miele di casa, ma è comunque buono. Ok, forse un po' troppo. Decisamente un po' troppo. Comunque, la colazioncina è pronta. Oh, gatta Stellina! Ci siamo svegliati! Ma che miagoli sono questi? Ma che miagoli sono? Vuoi uscire per caso? Gatta Stellina, mi calcola solo perché devo uscire. Vuoi uscire per caso? Oh, Stellina mia. Va bene, va bene. Ciao, gatta Stellina. Gatto Denver, vuoi uscire anche tu? Vuoi uscire anche tu, gatto Denver? Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'è vento oggi, gatti. Non ti piace tanto il vento, gatto Denver? Gatta Stellina? Gneo. Dove è gatta Stellina? Eccola qua. Che fai, gatta Stellina? Certo, bruca l'erba. Bellissima giornata oggi. C'è un bel po' di vento, ma è una bellissima giornata. E tu cosa fai qua? Cosa fai qua tu? Sono molto contenti i gatti di avere il giardino. E anch'io, perché anche oggi farò colazione qui sul canale con gli uccellini. C'è una pace. Ciao gatti. E buona colazione a me anche oggi con questo panorama bellissimo. Io adoro fare colazione qui sul pontile guardando le paperelle. Ok, adesso molto importante, devo assolutamente stampare le autodichiarazioni prima di mettermi in viaggio e sono queste. Questa è la prima autodichiarazione, che è quella che mi servirà oggi, quindi questa è per l'ingresso in Italia, quindi mi servirà per il volo Amsterdam-Venezia e qui appunto bisogna semplicemente compilare con i propri dati, dichiarare di non essere positivi al Covid, bisogna dichiarare da quale località si sta rientrando o entrando in Italia, dove siamo stati negli ultimi 14 giorni, che nel mio caso è sempre solo qui nei Paesi Bassi. E poi appunto, sì, questi sono tutti i paesi, qui ci sono i Paesi Bassi e se invece si è soggiornato o transitato negli ultimi 14 giorni in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, in questo caso, tra l'altro è iniziato a diluviare, in questo caso bisogna fare dei controlli ulteriori e vabbè, e fare appunto il test, il tampone in arrivo in aeroporto, ma non è il mio caso, e poi dare i propri recapiti e l'indirizzo. E questo è quanto. E poi c'è quella che devo compilare invece quando rientrerò tra qualche giorno nei Paesi Bassi. Questa è in inglese e appunto bisogna... Qui ovviamente stampo entrambe già da subito, perché poi in Italia non la stampante, quindi stampo entrambe già da subito. E qui invece gli olandesi chiedono se si è sospetti di avere polmonite o coronavirus, infezione da coronavirus, se si hanno avuti questi sintomi nelle 24 ore precedenti, quindi febbre, tosse, naso che cola, mal di gola e...
come si traduce? Respiro affannoso, respiro corto praticamente. E poi qui invece bisogna dare tutti i dettagli del volo, addirittura il numero del posto e appunto data di nascita, eccetera. Poi c'è la firma. Quindi adesso stampiamo entrambi questi documenti e compilerò anche subito quello che mi serve oggi per l'ingresso in Italia. Quando devo usare la stampante ho sempre il dubbio se funzionerà oppure no. Vediamo. Sì, ok. Print. Ti prego, funziona. Ok, quindi cosa devo fare? Vabbè, questa è la tipica, io non so stampare, vediamo. Ok, alla fine ce l'ho fatta, stampante 0, Nicole 1, e ce l'abbiamo fatta e ho stampato. Guardate che, tra l'altro, la differenza, foglio olandese, un foglio, ok, quello italiano sono 1, 2, 3, 4 fogli, quindi ci metterò un po' di più. Comunque adesso ho stampato tutto quanto e iniziamo a compilare. Ok, tutto compilato. Naturalmente, non vi faccio vedere solo la parte in cui c'è scritta la mia via, però tutto è compilato e sono pronta per partire. Quella olandese, naturalmente, la compilerò poco prima di partire dall'Italia. Ok ragazzi, non so se riuscirete a sentire tantissimo, comunque sono già in aeroporto. Alla fine a casa ci ho messo un sacco perché ho dovuto lavorare al computer prima di partire e poi, siccome sono fissata e non voglio lasciare la casa in disordine, mi sono messa un attimino anche a sistemare e ho salutato i gattoni che mi mancano sempre tantissimo, ma insomma si tratta solo di qualche giorno, quindi so che arriverà presto il momento di rivederli. Adesso appunto sono già qua in aeroporto, volevo già parlarvi, volevo filmare un po' in macchina arrivando qua, ma il mio autista oggi era particolarmente loquace, quindi abbiamo chiacchierato per tutta la tratta, quindi adesso sono appunto qua in aeroporto. Volevo andare alla business lounge, solo che in questo terminal dove c'è l'uscita di EasyJet, la business lounge non c'è proprio, quindi sono qui parcheggiata su queste sedie qua. Prima dei gate ed ho preso qualcosina da mangiare, niente di che in realtà, ma giusto un cornetto. Poi ho preso questa vitamina, è una specie di energy drink con vitamine B, D, magnesio, zinco al gusto di limone e poi una bottiglietta d'acqua. Questa la bevo penso già prima di partire perché ho un sacco di tempo. Mi sa che tra un po' andiamo anche a fare un giretto per vedere qualche souvenir, anche se non devo sicuramente comprare souvenir olandesi, ma ragazzi, tanto per passare un po' il tempo. Qui ci sono tutti i souvenir olandesi con le mucche. Guardate questa, ragazzi. Questo sono praticamente io, notare la mucca shopping con la boccetta di profumo e le buste. Fantastica, e la collana di perle. Poi c'è la mucca Superman, la mucca piatti adesivi di ceramica, non lo so, la mucca dei tulipani, la mucca Happy Birthday, un'altra mucca Superman, la mucca cuoco, mucca che viaggia. No, vabbè, e qui addirittura ti vendono la mucca con i colori e puoi dipingerla e disegnarla tu. Ma quelle più carine sono sicuramente queste con le casette olandesi, con tutti i colori Delft blu delle ceramiche olandesi. Queste sono molto belle. E quella lì con la notte stellata di Van Gogh. Che meraviglia! Ci sono anche i girasoli. Qua invece ci sono tutte le cose dell'Ajax per gli sportivi. Fans tifosi, la squadra di Amsterdam è appunto l'Ajax. Questi sono buonissimi, ragazzi, gli stroopwafel
Se venite in Olanda dovete assolutamente assaggiare gli stroopwafel, questi con il cioccolato, sono la fine del mondo. Poi hanno anche il peanut butter, non sapevo neanche lo facessero qui, cioè che fosse una cosa tipica. E poi liquore allo stroopwafel, no vabbè, questo non sapevo manco che esistesse, devo provarlo. Alla fine ho comprato queste caramelle gommose vegane con ingredienti naturali, coloranti naturali. Sono molto buone e volevo farvi vedere, ragazzi, guardate. L'aeroporto è deserto, non c'è nessuno. Sto continuando ad aggiornare, vado sempre sull'app, non sull'app, sul sito dell'aeroporto, che è schiphol.nl, e se devo partire con EasyJet, visto che mettono sempre il numero del gate all'ultimo, invece che andarlo a cercare sui vari monitor ogni tanto al giorno, e poi tra un po' mi darà il numero. Per adesso si sa che il gate è M, che è sempre M, ma tra un po' comparirà il numerino, quindi M1, M2, M3, eccetera, vediamo. Outfit da viaggio d'aeroporto, ragazzi, felpa, questa è quella Balenciaga, e poi ho un paio di pantaloni della tuta, la mia Chanelina. Adesso andiamo verso il gate, è comparso il numero ed è M5, quindi mi sa che possiamo andare perché avranno già iniziato l'imbarco, ma io arrivo sempre ultima, è normale, è la norma. L'aeroporto continua ad essere vuoto ed è stranissimo, ragazzi, stranissimo. Cioè, di solito qui è strapieno di gente, lì è pieno di sedie, è pieno di gente, hanno tolto le sedie, e veramente strano. È stranissimo perché, se ci penso, mi sono sempre lamentata degli aeroporti pieni, delle città piene, invece adesso che è tutto vuoto, e non è sicuramente per un bel motivo, diciamo che è molto, sì, triste, e non vedo l'ora che gli aeroporti siano di nuovo pieni di gente, le città di nuovo piene di gente. È veramente surreale viaggiare nei tempi di Covid, veramente surreale. Quanto sono carini questi vasi, sono un po' ovunque nell'aeroporto, con i tulipani e le ceramiche olandesi. Questo è il Rijksmuseum, uno dei musei più famosi di Amsterdam. Eccolo, questo è il mio gate, M5. Eccolo il nostro aereo, c'è un casino pazzesco. Fastened, adjusted, and released as shown. It must be fastened when the seatbelt signs are on. We recommend pull the mask towards you to start the oxygen. Put the mask over your nose and mouth and breathe normally. Hold the mask in place with the strap. Pull on each side. Ragazzi, lo so, sono un disastro, vi giuro. Non ce la facevo più, ho aspettato di essere da sola per 2 secondi. E sono esplosa con voi, cioè, vi giuro. Mi vergognavo troppo di mettermi a piangere in aereo. Adesso mi fermo un attimo qua. Vabbè, tanto non c'è nessuno, non vedo proprio nessuno, quindi penso di poterla togliere un secondo, che non riesco neanche a respirare. Madonna, che faccia che ho. Praticamente, che cosa volete che vi dica? Sono sempre le solite scene, che l'unica... Non posso neanche far vedere così. Cioè, l'unica che si mette sempre a fare queste scene sono io, lo so, non ci posso fare niente, ho veramente paura. Cioè, vi devo un attimino calmare e vi aggiorno anche un attimo. Praticamente non è successo niente, solo che già prima di decollare, come al solito, come già vi avevo raccontato anche stavolta, cioè come mi è successo nell'altro volo,
Mamma mia, come sono contenta di essere a terra, voi non avete idea. Praticamente anche stavolta ci ha detto che c'erano turbolenze, eccetera, eccetera. Io già la mi spavento. E poi mi sono messa a dormire, mi sono presa 3 sedili, mi sono sdraiata, solo che mi ha svegliato questa turbolenza forte. E io cerco di essere forte, allora praticamente ho trattenuto le lacrime per tutto il tempo, perché mi sembra essere sempre l'unica deficiente che piange, che ha paura, no? E allora ho trattenuto, poi sono scesa e basta. Appena sono rimasta sola 2 secondi mi sono messa a piangere, perché almeno mi sfogo con voi, visto che non c'è nessuno. Poi qua non c'è, il ristorante è chiuso, non posso mangiare niente. La navetta che, non lo so, scusatemi, ho chiesto, sono veramente completamente sconclusionata fuori di me, mi sono un po' ripresa, adesso ho parlato con 2 persone che lavorano qua in aeroporto, perché stanno chiudendo l'aeroporto e mi sono trovata qua da sola, cioè non è neanche una cosa che mi preoccuperebbe, perché comunque poi c'è l'autista che mi viene a prendere, solo che siamo arrivati in anticipo, quindi non mi aspettavo di arrivare già adesso. Il fatto è che mi sono, cioè, ho avuto talmente paura che poi qualsiasi cosa mi fa stare male, questo è il discorso. Comunque l'aeroporto è vuoto, stanno chiudendo l'aeroporto, ci sono solo io e 2 persone che lavorano là dietro. E adesso mi hanno detto, perché volevo uscire di là, ma mi hanno detto che non si può e che quindi devo cercare un'altra uscita. Adesso non lo so. Tanto nel frattempo mi do una calmata, perché ero veramente, cioè, non vedevo l'ora di esplodere con voi e di raccontarvi tutto, solo che c'è gente e mi vergogno. Ok, sono riuscita a trovare l'uscita, mi sono un attimo calmata. Il fatto è che quando, cioè, ci sono queste turbulenze, io non ce la faccio più veramente. È come se ogni volta avessi paura di morire. Io ogni volta che treno sto aereo, io ho paura di precipitare e ogni volta sto male. Poi un'altra persona si è sentita male, stava per vomitare, quindi lì, cioè, non è questo il mio problema, non è che non mi sento male di stomaco, non rischio di vomitare, non mi è mai successo. Io sto proprio male perché ho proprio paura di precipitare, vabbè. Lo so, sono una cretina, lo so, cioè mi autoripeto che sono stupida, infatti per questo in aereo quando ho paura non riesco a dirlo, cioè, ho paura anche di dirlo agli hostess, agli assistenti di volo, perché so di essere ridicola, ho paura che la gente mi prenda in giro, ma, cioè, per me non è facile. Per quello che per gli altri può essere un volo da niente, per me è problematico, è brutto. Ho cercato di resistere, di tenermi le lacrime per tutto, per mezzo volo praticamente, quando c'erano le turbolenze. E poi non ce l'ho fatta più, scusatemi che mi faccio anche vedere in certe condizioni, che mi dispiace veramente, perché mi vergogno un po' e poi non mi sembra giusto farmi vedere così. Lo sapete, il mio canale voglio che sia positivo, però è la vita reale, a volte, cioè, è difficile. Comunque cambiamo discorso, così non penso più a queste cavolo di turbolenze. Sostanzialmente dovevamo atterrare alle 23:55, siamo atterrati tipo un quarto d'ora in anticipo, ma il servizio di navetta che prendo qui dall'aeroporto di Venezia mi diceva che dopo scusatemi, sono ancora completamente fuso, non riesco a parlare. Praticamente il servizio di navetta dice sempre di non prenotare mai la navetta prima di 1 ora e mezza dopo che sei atterrato. E io l'ho prenotata 1 ora dopo il mio atterraggio, che comunque mi dava errore, il sito mi diceva che è troppo presto, e invece dovevo fare tipo mezz'ora, dovevo prenderla mezz'ora dopo l'atterraggio, perché adesso devo stare qui letteralmente 50 minuti. Ho provato a chiamare l'autista, che mi ha detto no, io arrivo proprio ai 3:15, prima non riesco purtroppo, quindi la prossima volta non farò aspettare così tanto tempo, però non me ne frega niente, posso stare qua anche 3 ore, l'importante è che sono con i piedi a terra e che sto bene, questa è la cosa più importante. È passato un po' dall'ultima volta che ho filmato, perché ho veramente avuto bisogno di riprendermi, e quindi tutta la strada, 2 ore di macchina, ho fatto esercizi di respirazione, ho guardato video rilassanti su YouTube, ASMR, tutte quelle cosine lì, e sono riuscita a calmarmi. Mi rendo conto di essere ridicola quando vi racconto della paura che ho, perché stavo rivedendo le scene che ho filmato e mi rendo conto che
appunto di essere ridicola quando ho paura delle turbulenze e penso di morire, ma io, voi dovreste, cioè so che alcuni di voi riescono a capirmi in questo, ma chi non ha paura di volare pensa che sia talmente assurdo avere paura di turbulenze che non sono nient'altro che aria, no? Che sembra quasi inverosimile, però se hai paura sia dell'altezza, come nel mio caso, che di volare, la combinazione delle due, quando, specialmente nel mio caso, io ho paura proprio quando tutto trema, ok? La combinazione delle due mi fa spaventare, ti fa spaventare tanto quando soffri sia, cioè di entrambe queste paure, ok? Quindi quando tutto trema io vado nel panico più totale, sono in totale panic mode, comincio a piangere, non riesco a pensare a nient'altro se non che a che precipiteremo, e addirittura mi inizio a focalizzarmi e penso no, ok? Inizio a pensare tipo quando tornerò a casa e accarezzerò i gattoni, e inizio a focalizzarmi sulle sensazioni che avrò quando tornerò a casa, proprio per cercare di avvicinarmi alla realtà e pensare che riuscirò ad atterrare alla fine. Quindi per me è veramente veramente difficile viaggiare, è veramente difficile viaggiare da sola, volare da sola, però non voglio che la mia paura mi fermi, quindi tento anche magari di non parlarvene sempre quando volo, però ci sono anche gli episodi come oggi in cui le cose non vanno bene. Mi scuso con voi per le scene che ho fatto perché mi sono vista in videocamera e mi vergogno onestamente parecchio, magari le cancellerò, magari non lo so, sto pensando se lasciarle quelle scene oppure no perché sono ridicola, però è la vita reale, è questo, quindi alla fine dei conti questa è stata la mia giornata e non sarebbe secondo me coerente cancellare quei pezzetti e dire il viaggio è andato benissimo e sembra tutto perfetto. Quindi secondo me è giusto anche che voi sappiate sia dei miei momenti sì che dei miei momenti no, anche se mi vergogno a farmi vedere così, però chi soffre delle mie stesse paure almeno può sentirsi capito, ecco, questo sicuramente posso capirvi. Comunque, dopo questa premessa lunghissima che non doveva essere così lunghissima, riconoscete questo posto? Lo riconoscete questo background? Lo riconoscete? Guardate un po' dove sono. Nella mia casetta Trieste, casetta mia, mi sei mancata, mi sei mancata. Devo dire la verità, quando ho passato il lockdown qui, perché sono così rossa, sono fucsia, quando ho passato il lockdown qui non vedevo l'ora di trasferirmi in Olanda, però questa è la mia casetta e ci sono super affezionata e quindi è sempre bellissimo tornare qua. Sì, in questo momento è completamente vuota, naturalmente, però ho il letto fatto. Con tra l'altro bigliettino che ho visto arrivando, che mi ha lasciato mio papà, che è venuto a farmi il letto, e c'è scritto Dobrodošla in le pospančkaj očka, significa benvenuta e dormi bene papà. E poi mia mamma mi ha lasciato, perché mi ha detto guarda, gira il bigliettino perché c'è anche la parte mia, bentornata Stropola. Spero che te ga trovato tutto bene, spero che tu abbia trovato tutto, perché mi hanno fatto i miei genitori il letto, mi hanno portato tipo le lenzuola, cioè gli asciugamani eccetera, non ho lasciato niente. Oh, bellissimo, questo me lo salverò, assolutamente me lo salvo, io adoro questi bigliettini, sono quelle piccole cose che poi riguardo magari quando sono da sola, specialmente in Olanda, quando mi mancano i miei e mi fanno sentire meglio, quindi questo rimane qua. Quindi sì, mi hanno fatto il letto e qui c'è la mia valigia, vi faccio un po' vedere la casa, qui c'è il bagno è sempre tutto uguale, solo che è vuoto, lì ci sono io, ciao. E poi allora qui appunto mi hanno portato i miei in questa busta, un accappatoio e qualche asciugamano perché appunto non avevo niente. Qui c'è la valigia che ho appena aperto, la mia cabina armadio vuota, che tristezza. Sig, però è perfetto adesso perché sono tipo come se fossi in hotel, arrivo e posso appoggiare le mie cosine. Poi qui c'è l'altra valigia, c'è l'eco qua dentro perché è grande, è tutto vuoto. Questi quadri li ho lasciati qua, guardate il mio studio, beh che già l'avete vista la casa vuota, ma fa sempre strano, sentite qua dentro c'è l'eco. Questo è il mio studio, era il mio studio, adesso è una stanza vuota. Sembra molto più grande senza i mobili, wow. E questo ragazzi è il soggiorno, ta-da!
Quanto strano fa essere qui dopo quasi 3 mesi? Quanto fa strano? Tantissimo, però è bellissimo. E tra l'altro ho già aperto il pacchettino e mia mamma mi ha fatto trovare i Kinder Joy, ok? Schifezze. E poi questo regalo, questo pacchettino. E c'è una sfera di cristallo. Io ho sempre amato le sfere di cristallo ed ero fissata con quelle che aveva David Bowie nel film Labyrinth. E quindi la trovo meravigliosa. Anzi, appoggiamola qui così è al sicuro. Sto bevendo un po' di tè zero, estate zero, che grazie al cielo avevo lasciato qui nel frigorifero perché non c'è tantissima roba. E adesso ragazzi mi sa proprio che mi metto a dormire perché dopo quasi 7 ore di viaggio sono un po' stanchina. Quindi questo è quanto per oggi. Penso che in questa settimana ci saranno diversi vlog adesso che sono in Italia, ma appunto voglio fare anche un mukbang, però se avete video in particolare che volete richiedermi scrivetemi nei commenti, ma fatemi sapere se per voi va bene, se questa settimana ci saranno solo vlog o quasi soltanto vlog. E spero anche che questo vlog sia abbastanza lungo perché vi avevo promesso almeno 3/4 d'ora stamattina e spero vivamente di esserci riuscita. Ma l'unica cosa strana, sono bianca, l'unica cosa veramente veramente strana è non avere qua i gattoni, ragazzi. Mi sembra così vuota la casa, ma non perché mancano alcuni mobili e mancano tutte le mie cose, mi sembra vuota perché non c'è Garou Denver, gatta Stellina. Allora il gatto Denver sarebbe sicuramente, adesso che corre su e giù per il corridoio come un pazzo, gatta Stellina sarebbe sul divano sul suo posto o sulla sedia, ma ultimamente stava tantissimo sul divano e sarebbe lì a far la nanna. Invece adesso sono in Olanda, 1300 km da me, mi mancano. Ragazzi, basta, oggi c'è veramente troppe emozioni. Troppo, oggi è stata veramente una di quelle giornate che se qualcuno dovesse chiedermi come è andata la giornata ieri, io potrei rispondere troppo, è stata tutto troppo. Quindi, mio family, adesso vado a nanna, vi mando un bacio grandissimo, ricordatevi che vi voglio tanto 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 bene, bacio grande, vi abbraccio fortissimissimissimo. E naturalmente, quando è che ci vediamo? Quando è che ci vediamo? Domani, sempre puntuali, 17:30. Ma, ciao!